La Sardegna è una terra scarsamente popolata. La densità abitativa è pari a circa un terzo della media nazionale. Durante l'estate le cose cambiano. Milioni di persone raggiungono l'isola, desiderose di godere dei suoi meravigliosi ambienti naturali. Una parte di loro ama scoprire i paesaggi interni. Altri sono attratti dalle limpide acque e dai colori accesi che queste possiedono, ricche di sfumature, dal verde smeraldo all'azzurro sempre più tenue, a causa delle rocce e delle sabbie che rivestono il fondale marino. Per lustrare le tiepide e gradevoli acque estive è un piacere che rende indimenticabile il contatto con il mare della Sardegna. Le immersioni acquistano fascino quando si riesce a scorgere la vita che popola il mare. A sera, quando il sole culmina sull'orizzonte, le acque e il cielo divengono dello stesso colore. Numerose persone raggiungono l'isola anche nelle altre stagioni. Oltre alla natura affascinante e incontaminata della stagione più fredda, amano conoscere meglio il popolo sardo e il suo passato storico di grande rilievo, come testimoniano i circa 7.000 nuraghi presenti sull'isola. In questa terra è nata e si è sviluppata una civiltà della quale ancora oggi ignoriamo una parte degli antichi gesti. E sebbene non conosciamo neppure il nome degli isolani che vissero quel periodo storico, la chiamiamo nuragica per il tipo di costruzioni che questo popolo eresse in molte parti dell'isola. La storia antica non riguarda solo queste millenarie abitazioni fortezza, ma si fonde con la vita stessa dei suoi abitanti, con le loro usanze, la cultura e le tradizioni talmente antiche che si perdono nel tempo. Siamo a Sant'Antioco, una piccola isola situata nella Sardegna sud-occidentale, una terra particolare per alcune caratteristiche che la rendono unica nel Mediterraneo e nel mondo. Una parte degli isolani vive di pesca e turismo, ma la vera ricchezza è la natura, che ancora ispira sensazioni che ricordano il passato. Qui scopriamo una tradizione antica e chi la perpetua ancora oggi, dopo tanti secoli. Navigando nelle acque basse, nel versante interno dell'isola, incontriamo i più vasti banchi di pinna nobilis di tutto il Mediterraneo. Lo sviluppo della pinna nobilis ha origine dall'incontro di gameti maschili e femminili che vengono rilasciati nelle acque. La loro unione è tanto più probabile quanto più numeroso è il banco. Da queste uova rilasciate nelle acque, se non vengono predate, si sviluppa una larva che dopo 10 giorni si fissa sul fondo e da qui comincia a formare la piccola pinna. All'inizio non ha il bisso, lo produrrà a partire dal sesto mese. Gli studi indicano che il prezioso filamento non abbia tanto una funzione di ancoraggio, anche perché la pinna vive per gran parte infossata, ma funga da protezione dell'animale. Il bisso viene secreto come filamento gelatinoso, che a contatto con l'acqua di mare si solidifica e diventa seta, la seta del mare. Solo poche uova riescono a superare le prime difficili fasi della vita. In parte questo rientra nel normale funzionamento della catena alimentare che regola ciascun ecosistema.
In questo caso, pesci, crostacei e le stesse mareggiate impediscono alle piccole larve di attecchire. Solo alcune riescono a sopravvivere e ad ancorarsi al fondale. La pinna, alla nascita, misura pochi centimetri, ma lentamente nella sua crescita raggiunge anche un metro di lunghezza. La più grande conchiglia del Mediterraneo ha rischiato seriamente di estinguersi a causa della pesca indiscriminata per ottenere i lunghi filamenti che produce, dai quali si ricava il bisso marino. A Sant'Antioco possiamo osservare l'ultima lavoratrice del bisso. Chiara Vigo è un'ottima tessitrice ed una delle poche donne al mondo capaci di recuperare il bisso dalla pinna senza uccidere l'animale. Ma è anche esperta nel trasformare i filamenti aggrovigliati di bisso affinché possano essere lavorati. I bioccoli possiedono numerosi frammenti di conchiglie che devono essere rimossi. Questa è la prima fase di una serie di operazioni che prepareranno il bisso per la tessitura. Questa cala, incuneata tra le rocce sulla riva del mare, non è un luogo qualsiasi, è lo stesso che accoglieva le antenate della nostra artigiana, quasi a perpetuare un rito più che una tradizione, evidenziando lo stretto rapporto dell'uomo con il mare, un testimone sempre presente. Chiara ci ospita nel suo laboratorio museo per mostrarci come da un bioccolo grezzo si ottiene il filo di bisso per ornare tessuti preziosi. Il risciacquo è una delle prime operazioni da compiere. Le fibre vengono immerse in acqua dolce e asciugate più volte. L'obiettivo è quello di renderle forti e ottenere la massima dissalatura. Con il pestaggio si sminuzzano gli ultimi residui e nel contempo si asciuga la fibra. Dopo un'ulteriore e accurata pulizia, servendosi di un cardo a spilli, si esegue la cardatura, un'operazione non semplice, utile a rimuovere le paglie contenute nel bisso. La conseguente filatura può avvenire sia utilizzando piccole porzioni di bisso che bioccoli interi. Servendosi di un fuso a pendolo di tipo mesopotamico, dà inizio a quella che in gergo tessile è chiamata la torsione a S. A differenza del fuso di tipo greco azionato da due dita, questo, di origini ebraiche, viene fatto roteare dall'intera mano. Per accentuare il colore biondo oro, il bisso, così ritorto, è ora immerso in un liquido composto da varie sostanze e in percentuale da succo di limone. Dopo averla asciugata, ecco la seta del mare pronta per la tessitura, con la quale in tempi lunghissimi si realizzano pregiate rarità conosciute da civiltà arcaiche tra gli antichissimi popoli del Mediterraneo. Chissà se nel futuro altri avranno la passione di Chiara Vigo, tanto da perpetuare questa produzione artigianale, oggi quasi sconosciuta. Lasciamo l'isola e la cittadina di Sant'Antioco e ci trasferiamo più a nord, sempre nella costa occidentale della Sardegna. Siamo nella parte estrema della penisola del Sinis, un territorio ricco di stagni pescosi, come dimostra la massiccia presenza dei cormorani, abili pescatori, e di altri uccelli acquatici. Dal mare e dagli stagni del Sinis
raggiungiamo le vicine alture del Margine e della Planargia, precisamente le pendici del Montiferru, un'area montuosa dove ancora oggi si produce il casizolu, un antico e pregiato formaggio di vacca a pasta filata. Il casizolu è un formaggio poco conosciuto e fino a qualche anno fa rischiava di scomparire. La particolarità è data proprio dalla materia prima utilizzata per ottenerlo, il latte delle vacche rustiche di razza sardo-modicana oppure bruno-sarda, allevate allo stato brado. La mandria, sebbene circoscritta entro un certo appezzamento di terreno, vive e pascola quotidianamente nell'ambiente naturale, condizione che permette di ottenere un latte dal sapore straordinario. Questi animali e il formaggio che si ottiene dal loro latte sono una vera rarità in questa terra dominata dalle pecore e dal formaggio pecorino. Giampaolo ama la vita del pastore, fatta di sacrifici e rinunce. Si alza alle 4 del mattino e munge le vacche sia all'alba che al tramonto. Tra mille difficoltà, produce un formaggio che rischiava di scomparire. Nel grazioso paese di Santu-Lussurgiu, un piccolo centro abitato immerso nella natura, tradizionalmente, come avveniva nel passato, le donne lavorano il latte appena munto dai pastori. Dopo aver aggiunto il caglio e atteso la fermentazione lattica, si procede con la filatura della cagliata. Questa fase avviene immergendo la pasta, suddivisa in porzioni, nell'acqua molto calda. Qui l'impasto, nella prima fase di filatura, viene nuovamente compattato. Dopo un lavoro lungo e faticoso, quando la pasta raggiunge la filatura ottimale, viene tolta dall'acqua calda e tagliata a fette in modo da ottenere la giusta quantità per ogni singolo casizolu. Ciascuna porzione deve essere nuovamente riscaldata per breve tempo prima di essere tolta definitivamente dal paiolo per essere lavorata. L'acqua residua, chiamata sabagasu, letteralmente l'acqua e formaggio, non viene gettata via, ma riutilizzata per ottenere gustose minestre al formaggio. La pasta è quasi pronta. Adesso Giampaolo inizierà a modellarla, donandole quella forma caratteristica che lo distingue dagli altri tipi di formaggio. La lucentezza e la regolarità della forma indicano che la filatura e la conseguente lavorazione è stata perfetta. Questa operazione, all'apparenza semplice, in realtà non lo è. Sono necessarie esperienza e maestria per concentrare, comprimere e uniformare il casizolu. La lavorazione della testa è la fase conclusiva del casizolu. Questo è un momento molto delicato, perché la parte superiore deve essere chiusa bene, soprattutto in forme grandi come questa, destinate alla stagionatura. I formaggi di questa pezzatura, qui nelle cantine di Santu-Lussurgiu, rimangono anche 2 anni. Il casizolu, quando è ben stagionato, profuma di bosco. Per forma e dimensioni, potrebbe essere somigliante ad altri formaggi, ma lo è solo in apparenza. Si tratta di un grande prodotto ottenuto dal latte delle vacche, che traggono nutrimento da specie vegetali rare e dalle proprietà straordinarie, come prodigiosi sono gli ambienti naturali, le acque e il clima di questa terra. Thank you.
Le leggi della natura sono immutabili. Sono le stesse che accompagnavano gli esseri umani agli albori della creazione. Ancora oggi, nel nostro pianeta, sono tanti gli uomini che al ritmo della natura compiono gli stessi antichi gesti dei loro antenati per mantenere vive le tradizioni del lontano passato. Anche in Sardegna, dalle montagne al mare, cambiano gli scenari, ma incontriamo la stessa passione e lo stesso desiderio di preservare attività che hanno origini lontane, talvolta millenarie, che ancora esistono nei luoghi più autentici della Sardegna.